Anche se provo alcune diete, non riesco ancora a perdere peso. Quante volte ti sei detto questo? Se non dimagrisci, il tuo basso addome non diminuirà. Dieta e basso addome sono correlati. Come funzionano il grasso corporeo e la dieta? Per dimagrire bisogna ridurre il grasso corporeo. Per ridurre il grasso corporeo è necessario decomporre e bruciare il grasso corporeo. In questo processo la decomposizione è un ormone stimolato dai muscoli. La combustione richiede la produzione di calorie da parte dei muscoli. Dieta e basso addome sono più efficaci quanto più vengono utilizzati i muscoli, ma se non viene utilizzata la parte centrale del corpo chiamata basso addome, sia il tasso di decomposizione che il tasso di combustione diminuiranno. In altre parole, se l'area intorno al basso addome non funziona, la decomposizione e la combustione del grasso corporeo saranno ridotte. E anche con una buona dieta sarà difficile ridurre il grasso. Anche per questo motivo è necessario adottare un approccio per ridurre contemporaneamente il grasso corporeo e il basso addome. Tieni la palla e solleva i fianchi. L'interno coscia lavora in aggiunta alle quattro unità interne e il basso addome lavorerà di più insieme all'interno coscia. Sebbene sia un esercizio semplice, se si stringono i punti da collegare, la stimolazione al basso addome diventerà più forte e di conseguenza i muscoli utilizzati nella vita quotidiana aumenteranno notevolmente. La decomposizione e la combustione del grasso corporeo saranno più efficaci. Anche se provi diverse diete e non perdi peso, prova questo esercizio. Grazie per aver guardato il video. Se ti è piaciuto, metti un mi piace e se l'argomento ti interessa, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche, così sarai aggiornato ad ogni uscita dei prossimi video.